Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torno con un bel video su eFootball perché in questa serie di contenuti che vi sto portando come guida per iniziare, per approcciarsi su quello che anche per me è un nuovo gioco, manca quello che secondo me è un perno fondamentale, ovvero come andare a potenziare i giocatori, perché ebbene sì, su eFootball voi potete allenare i giocatori per farli salire di overall e migliorare le loro statistiche, e poi soprattutto andiamo ad analizzare quelli che sono gli stili di gioco dei giocatori migliori ruolo per ruolo, perché non è come su FIFA dove è possibile applicare manualmente lo stile d'intesa, ombra, cacciatore, eccetera eccetera, ma i giocatori hanno delle determinate caratteristiche che rendono meglio a seconda di dove schierate appunto loro in campo. Quindi mettetevi comodi e andiamo subito dentro con questo video. Allora, eccoci in game ragazzi, e partirei proprio sul giocatore e come andarlo a potenziare. Quindi cosa dobbiamo fare? Per poter accedere a quello che è l'elenco di tutti i giocatori che abbiamo nel nostro club, ci basterà andare sulla mia squadra e poi appunto su giocatori. Ci apparirà in ordine di overall tutta la lista completa dei giocatori che abbiamo acquistato, trovato nei pacchetti, eccetera. Partiamo per esempio da uno a caso, Gavi, che io non ho ancora potenziato, e vediamo che al momento si trova a livello 1 di 47, sulla sinistra vedete, vuol dire che è a livello base, quindi il suo overall di partenza è 74. Però questo non vuol dire che è tipo un argentone di FIFA, tutt'altro, anzi, una carta del genere vuol dire che ha un potenziale molto elevato e può raggiungere un overall altissimo. Come si fa per poter potenziare un giocatore? Allora, bisogna innanzitutto schiacciare quadrato e andare su aumento di livello. Su aumento di livello vedete che ci sono diversi slot. Questi slot corrispondono ai punti esperienza che è possibile accumulare tramite eventi oppure tramite reward degli accessi giornalieri e in futuro magari anche tramite il pass. Vedete che c'è il bonus da 10.000, il bonus da 4.000, il bonus da 1.000 e il bonus di 100. Ognuno di questi bonus farà guadagnare determinati livelli al giocatore. Per esempio, se gli vado ad applicare 1000, vediamo che già arriva al livello 6 di 47. Quindi andiamo poi a schiacciare triangolo e andiamo con procedi, allenamento completato con successo. Una volta fatto ciò, rischiacciamo nuovamente quadrato e selezioniamo invece la voce progresso giocatore. Vediamo che si apre un menu dove abbiamo le statistiche del giocatore e la competenza stile di gioco. Allora, prima di tutto dobbiamo andare su competenza stile di gioco e andare a potenziare quello che è lo stile di gioco che abbiamo selezionato. Quindi se abbiamo impostato la squadra su contropiede veloce, abbiamo preso un allenatore col contropiede veloce, dobbiamo fare in modo che abbia da 90 in su in contropiede veloce. Io per una mia deformazione personale preferisco che abbiano 99 e siano maxati, quindi gli vado a dare praticamente 6 punti in contropiede veloce. Ora non glieli vado a dare tutti per evitare che non vi faccio vedere come livellare le statistiche, tanto poi i punti li sbloccate mano a mano che livellate la carta. Io ho fatto solo 6 livelli di 47, quindi avrò voglia a darglieli. Quindi andate a applicare 4 punti, vedete che già va a 82, dopodiché torniamo indietro e andiamo sulle statistiche del giocatore. Come potenziare i giocatori? Anche questa è una grandissima domanda. Noi veniamo da FIFA, ok? Quindi siamo di base un po' svantaggiati su questo, perché FIFA, che è un gioco particolare, ci dà l'illusione di dover per forza interfacciarci con giocatori che abbiano 90.000 di velocità, eccetera eccetera. Questo non è possibile su eFootball, perché portare questo Gavi già a un 85 di velocità significherebbe dargli praticamente il 60% di punti. Quindi quando noi potenziamo un giocatore, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto inquadrare per bene quello che è il suo ruolo. Gavi di base è una mezzala, al massimo può essere speso anche da trequartista. Quindi che cosa ci serve su questo giocatore qui? Ci serve sicuramente, immagino, un po' di velocità, perché comunque 70 è poco. Quindi, che so, per esempio, gli posso dare un 3 punti in questo momento per portarlo a 73 e quantomeno pareggiarlo con l'accelerazione. Sicuramente è importantissimo dargli del dribbling in maniera tale che gli aumenta soprattutto il possesso palla nello stretto, perché essendo lì in mezzo al campo, avere la possibilità di poter fare qualche passettino e poi imbucare i compagni è assolutamente fondamentale.
così come è fondamentale il passaggio, quindi su un giocatore del genere vado a dare anche il passaggio. Non vado troppo a dargli tiro, magari lo porto sul 65 un giocatore come questo, perché tanto non è che vi deve fare chissà quali triplette all'interno delle partite, anzi lui è più un interditore. E infatti un'altra caratteristica che andrei a boostare su un giocatore di questo tipo è sicuramente la difesa, perché comunque gli andiamo ad aumentare un po' l'aggressività, il coinvolgimento difensivo, un po' che contrasti, il comportamento difensivo invece è molto basso, quindi non è che lo tirerei troppo su, però qualche punto anche sulla difesa lo andrei a dare. Quindi una volta che voi avete completato tutti quelli che sono i vostri upgrade, andate su usa punti e vedete che il giocatore in questo caso da 74 già passa a 76, perché non è che gli ho fatto troppi livelli, cioè sta ancora praticamente quasi a un decimo del suo potenziale. Questo spiega anche il perché quando voi andate a comprare alcuni giocatori, come ad esempio questo Maximen, che è già in una versione potenziata, e lo mettete in squadra, spesso mi dite: ma perché ha un overall più basso? L'overall più basso ce l'ha innanzitutto perché non gli avete potenziato lo stile di gioco, oppure perché non gli avete insomma messo il ruolo giusto. Se andate a vedere lì a destra, dove c'è il grafico delle sue statistiche, sparisco per un attimo, c'è il campo, vedete, con delle aree colorate. Le aree colorate in rosso sono le aree dove il giocatore rende al meglio. Le aree colorate invece in quel colore un po' più violaceo sono aree dove il giocatore può giocare ma con un decremento statistico. Invece quelle aree rosse fa sì che il giocatore mantiene il suo massimo potenziale. Quindi, prima cosa, potenziate lo stile di gioco, secondo le statistiche fate attenzione a dove mettete i giocatori per far sì che rendano al meglio delle loro possibilità. Detto questo, un'altra cosa fondamentale quando andiamo a scegliere i giocatori su eFootball è quello dello stile di gioco del giocatore stesso. Quindi prendiamo ad esempio Kanté, vedete che sotto al nome c'è scritto onnipresente. Facciamo un altro esempio, sotto De Jong per esempio c'è scritto tra le linee, sotto Casemiro c'è scritto collante. Ognuna di queste caratteristiche si sposa alla perfezione in base al ruolo che il giocatore vi deve andare a fare durante la partita. E se volete farvi un'idea di come funzionano effettivamente questi stili di gioco, vi viene in aiuto il menu. Quindi voi se andate su altro e andate poi su aiuto e su info generali, vedete che ci sono tutta una serie di menu a tendina che voi potete andare a studiare per capire determinate cose. Quindi se noi andiamo su stili di gioco del giocatore, vediamo che abbiamo una spiegazione per ogni stile di gioco, e direi di partire dal portiere e poi vi do il consiglio sulla base di quello che non solo è stato detto a me, ma anche sulla base della mia esperienza di quelli che sono i migliori stili di gioco ruolo per ruolo. Allora, per quanto riguarda il portiere, abbiamo portiere difensivo, ovvero un portiere che preferisce restare lungo la linea di porta, e invece portiere offensivo che quasi gioca da libero, uscendo spesso a ricoprire alle spalle alla difesa. Vuol dire che un portiere offensivo, quando magari lanciano la palla in profondità, sarà pronto, rapido ad uscire per allontanare la minaccia. Un portiere difensivo invece magari dovete farlo uscire voi perché è un po' più conservatore. E io di base mi trovo molto bene con i portieri offensivi, perché sia sui cross che appunto quando si ritrovano gli attaccanti a scavalcare i miei difensori, mi viene a dare una mano. Per quanto riguarda invece i difensori, abbiamo ruolo di difensore centrale, abbiamo anche qua due opportunità. Frontale extra, ovvero un difensore che partecipa alla manovra offensiva e assedia l'area avversaria ad ogni occasione. Questo vuol dire che praticamente noi avremo tra le mani un difensore che perderà spessissimo la sua posizione da difensore centrale, esponendoci a dei grossi rischi. Questo magari può essere un privilegio per quelli che si trovano benissimo a giocare con praticamente un pressing forsennato, ma ovviamente per chi preferisce una difesa un po' più conservativa e comunque quando si beccano avversari forti, questo potrebbe essere un problema. Sviluppo invece ama ripiegare per ricevere palla e far ripartire l'azione offensiva dalle retrovie. Con questo stile di gioco qua, i giocatori saranno belli compatti in fase difensiva e quando c'è da impostare cercheranno di offrire una soluzione ai propri compagni. Quindi tra i due assolutamente io preferisco sviluppo. Magari frontale extra su una difesa composta da 4 difensori, di cui 3 difensori centrali, ve lo potete giocare su uno che vi fa un po' più l'aggressivo e gli altri due invece li lasciate con sviluppo. Sui terzini anche qua abbiamo 3 opportunità. Abbiamo i terzini difensivi che sono
diciamo l'equivalente del terzino con resta di tre in attacco di FIFA. Il terzino mattatore che ama unirsi all'azione di attacco nelle vie centrali e invece il terzino offensivo che si unisce all'attacco non appena fiuta l'occasione. Questo vuol dire che praticamente uno è offensivo ma rimane più largo, l'altro vi viene più dentro al campo. Devo dire che io li ho provati un po' tutti, mi trovo molto bene con un terzino offensivo perché per il mio stile di gioco spesso ci corro, però se dovessi scegliere vi do come consiglio di avere un terzino difensivo perché è quello che vi fa avere la linea difensiva molto più compatta. Passando al centrocampo invece abbiamo anche qua quattro stili di gioco per quelli che sono mediani e mezzale. Collante, ovvero un centrocampista arretrato che opera davanti alla difesa. Infatti collante è lo stile di gioco che devono avere i mediani, assolutamente imprescindibile. Tra le linee, incontrista e onnipresente invece possono essere, diciamo, lo stile di gioco ideale per le mezze ali. Contra le linee rimane in agguato in posizione arretrata, pronto ad avviare azioni offensive, quindi un po' più avanzato del collante ma comunque non troppo spregiudicato. L'incontrista invece va bello alto a pressare per evitare che l'avversario faccia ripartire rapidamente l'azione, mentre onnipresente è come il centrocampista con alto alto su FIFA. Quindi diciamo che la coppia ideale è quella di avere un collante e un onnipresente. Io per esempio ora sto giocando con Casemiro e Kanté, onnipresente Kanté e collante Casemiro, e mi trovo di Cristo. Per quanto riguarda invece i giocatori che vanno a fare il trequartista, due caratteristiche anche qua importanti sono giocatore chiave e classico numero 10. Con giocatore chiave voi avete dei giocatori che si buttano dentro, che è una bellezza, è praticamente lo stile stra consigliato, utilizzato da tutti per il COC. Con classico numero 10 il giocatore invece sta un po' fermo, è il classico chiattone del calcetto, quello con tanta tecnica ma che un po' vi fa triggerare, quindi è uno stile di gioco che al momento non è che mi è sembrato eccezionale. Per quanto riguarda invece gli esterni, abbiamo specialista di cross, taglio al centro, ala prolifica e regista creativo. Io ho provato un po' tutti anche in questo caso, vi posso dire che taglio al centro, ala prolifica e regista creativo sono i migliori, in particolare modo taglio al centro perché vi parte l'attaccante sempre alle spalle della difesa, ma anche regista creativo quest'anno mi sembra molto molto valido, anche parlando con pro di PES che mi stanno aiutando tanto a capire questo gioco, mi hanno detto che si può tranquillamente giocare. Per quanto riguarda le punte invece, dovete capire bene quello che volete fare, perché abbiamo attaccante di rientro, che sarebbe praticamente l'attaccante con rientro in difesa di FIFA. Fulcro di gioco, che è la classica boa. Il rapace d'aria, quello che sta un po' il Pippo Inzaghi, che sta in area di rigore pronto a fare gol in attesa della palla. Il senza palla, che diciamo è il falso 9, quello che cerca di muoversi tra le linee per creare spazi per i compagni. E poi abbiamo l'opportunista, ovvero il rapace dell'area di rigore che gioca a contatto con l'ultimo difensore. Allora, se vi devo dire la verità, qua appunto dipende molto dal vostro playstyle. Io sto giocando con Batistuta che è rapace d'aria, ma onestamente mi viene bene prendere anche palla a centrocampo per fare le sponde, e poi lo vedete in un video gameplay che ho registrato, che ho beccato il pro della Fiorentina e secondo me è venuta fuori una bella partita e mi avete chiesto video gameplay. Quindi, per esempio, se giocate con un 4-3-3 con le ali molto forti, potete giocare con senza palla, in maniera tale che la prima punta vi crea lo spazio per i due che si buttano dentro. Opportunista, anche tra questi, è molto molto buono. E occhio al giocatore di rientro, perché confrontandomi mi è stato detto anche che è un buono stile di gioco. Diciamo che tra questi, comunque, opportunista è quello un po' più completo. Quindi nulla, questo era quanto per stili di gioco e come potenziare i giocatori. Regà, anche per oggi è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto se avete qualche consiglio in base a quelli che sono gli stili di gioco per ruolo diverso dal mio, che magari lo provo, lo sperimento, vi faccio sapere. In descrizione trovate tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata. Sono Ari Beroschi, ciao!